Nel condominio più ambito, in vetta al girone H di Serie D, c'è spazio anche per il Barletta. 8 punti in 4 partite e nessuna sconfitta, il bilancio delle ultime gare. I biancorossi superano a pieni voti un poker di incroci pericolosi, un primo crash test per misurare realmente le ambizioni della squadra di Mister Farina, che ha risposto sul campo senza troppi proclami. Due pareggi, quelli con Casarano e Nocerina, e due vittorie pesantissime contro Fragolese e l'ultima in ordine di tempo sul Brindisi, decisa dalle reti di Vice Domini e lo Iodice. Dopo un mese in apnea, il Barletta può finalmente tornare a respirare. Domenica c'è il Lavello al Puttilli, un impegno da non sottovalutare, visto che gli uomini di Karel Zeman nell'ultimo turno hanno portato a casa lo scalpo della capolista cavese. Non bisognerà dunque mettere da parte il solito atteggiamento famelico che nell'ultimo mese ha fatto realmente la differenza al cospetto di compagini solo sulla carta più quotate. No, questo è un campionato, io l'ho detto, qua è un casino, qua non c'è una squadra scarsa, qua è una squadra, ci sono tutte squadre forti. Il Lavello ha vinto contro la Cavese, noi domenica aspettiamo il Lavello. Io dico di fare subito gli altri 19 punti che servono, perché secondo me la quota salvezza si abbasserà a questo punto. Dobbiamo fare subito i 19 punti che servono per salvarci e poi dobbiamo lottare per qualcos'altro. L'imminente mercato di dicembre intanto potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Barletta. La dirigenza è alla ricerca di due attaccanti di livello e non sono escluse rivoluzioni in avanti. Ultime settimane in biancorosso per Antonio Pignataro, trascinatore in eccellenza ma evanescente in Serie D. Situazione pressoché identica per Ezequiel Zaldúa. Da valutare invece la posizione di Riccardo Lattanzio. Noi abbiamo il 10º, 11º budget in questa categoria, voglio ricordare, anche perché siamo una squadra che ha 3 o 4 picchi, ma tutti gli altri sono giocatori che ci portiamo indietro da 3 anni, quindi il direttore Savino D'Alema e il presidente Maria Di Micco hanno lavorato benissimo e abbiamo scommesso su giocatori che avevano le potenzialità secondo noi per fare bene anche in queste categorie. Poi abbiamo riscoperto i nostri vecchi leoni, Vicedomini, Polidori.